Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Dobbiamo assolutamente difendere prima il paese e quindi cercare di bloccare questa migrazione molto pesante che avrà comunque delle ripercussioni non solo sull'economia ma sulla vita dei nostri cittadini. È molto pericoloso e lo stiamo già pagando in termini di sicurezza. Lei sta dicendo che per eliminare l'irregolarità dei clandestini bisogna aprire le porte e fare entrare chiunque. Lei vuole facilitare in un momento dove abbiamo il 40%, e vicino a lei c'è il ministro Giovannini, di disoccupazione giovanile, l'arrivo di nuova forza lavoro che non troverebbe un futuro. L'unico favore rispetto a questi intendimenti non lo si fa ai migranti, ma ovviamente, e sono convinto, non per sua volontà, ma si fa semplicemente a chi fa la tratta della carne umana. Ministro, le persone presenti all'interno del CIE di Gradisca per il 98% erano persone che uscivano da circuiti di carcerari e che avevano commesso dei reati quali droga, quali furto e addirittura violenza carnale. Questa è la resa dello Stato rispetto alla delinquenza. Qual è la posizione di questo governo in materia di immigrazione e soprattutto in materia di immigrazione clandestina? Io capisco l'imbarazzo nel dover fare da mediatore fra posizioni che vengono da un partito di centrodestra rispetto a posizioni che vengono da esponenti di un partito di centrosinistra. Però il tempo non gioca più a nostro favore. E soprattutto anche il rispetto nei confronti di quei morti, che tutti quanti abbiamo pianto, tutti, non gioca più, non può più essere posto sul piano dell'equilibrismo politico. Ci limitiamo solo ed esclusivamente a lavarci le coscienze davanti alla televisione facendo operazioni di peacekeeping in quel tratto di mare o vogliamo finalmente mettere in piedi una politica di aiuti veri, concreti ed effettivi nei confronti dell'Africa? Perché è questo probabilmente il tema che dovrete sviluppare per uscire, come ha detto lei stesso, da quello che potrebbe essere interpretato, ma non è, polemica politica. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.